Benvenuti a Il Punto, trasmissione televisiva che viene realizzata nel centro video di Palazzo Cesaroni, come sempre informazione non solo sull'attività istituzionale di questo palazzo, la sede dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, ma anche attualità in senso stretto. Oggi ne parliamo con i due consiglieri ospiti, sono il consigliere Marco Vinicio Guasticchi del Partito Democratico, anche vicepresidente dell'Assemblea Legislativa e per l'opposizione il capogruppo dei Fratelli d'Italia, Marco Squarta. Eh, con eh, voi consiglieri vorrei aprire con quello che è un po' il tema del giorno e che riguarda non tanto solo la politica italiana ma la politica europea perché un fatto molto importante è avvenuto, l'uscita della Gran Bretagna eh, dall'Unione dall Europea e questo comporta naturalmente conseguenze e riflessioni anche sugli altri paesi oltre che, come abbiamo visto subito nelle prime ore dopo questo annuncio, eh, ingenti movimenti di, di borse, quindi economici e soprattutto poi considerazioni politiche da fare. Parto con Marco Venicio Guasticchi per un flash su questa situazione che coinvolge tutti. Ma intanto il fatto gravissimo di per sé non è solo l'uscita, il tentativo di uscita, perché poi, come stiamo vedendo in queste ore, ci sono paesi. Come la Scozia, come l'Irlanda del Nord, che stanno facendo di tutto per bloccare l'esito del, del Brexit, per cui eh, in virtù di, una, di accordi che ovviamente legano questi, eh, questi stati con eh, la Gran Bretagna. Certamente un danno incredibile al, a quello che è il processo europeo in atto dal 1946 ad oggi. Siamo tutti consapevoli che oramai l'era dei piccoli stati autonomi è caduta da, da molto tempo ed è inipotizzabile in una eh, diciamo globalizzazione, e non solo dell'economia, una globalizzazione di tutto quello che è la sfera legata all'attività umana e diventa anacronistico pensare che un paese, per quanto uno Stato per quanto importante, storicamente rilevante che esso sia, come la Gran Bretagna, possa pensare di stravolgere un processo che dura da 70 anni per eh, incamminarsi verso una sorta di autarchia che vuol dire no, vivere e, e prosperare economicamente all'interno dei propri confini nazionali. Tutti sappiamo che ciò non è possibile, tutti sappiamo che il risultato positivo del Brexit è venuto fuori per un semplice motivo, perché una situazione di grande eh, malcontento, di difficoltà oggettiva del che oggi stiamo vivendo in Europa e non è certamente legata al fatto all'unità, perché l'unità ha solamente risolto tanti problemi che oggi noi vediamo appunto risolti. Eh, questo malcontento è stato poi eh, organizzato e strutturato con, eh, da movimenti populisti, movimenti populisti che notoriamente non, non riescono mai a governare e non riescono mai a far realizzare i propri sogni utopici che mettono sul, sul tavolo per eh, rendersi appetibili a un elettorato stanco e in difficoltà. Quindi il voto della Gran Bretagna <coughs> sicuramente avrà ripercussioni. Eh, Immediate. Mi sembra di capire che nel lungo periodo, anzi, sia un segnale importante da non recepire, da non riprodurre in altri Stati, perché poi abbiamo visto che nell'arco di poche ore più di 3 milioni di firme sono state raccolte dagli inglesi per riproporre di nuovo il quesito referendario e soprattutto abbiamo visto che il anche l'economia, il mondo dell'economia che poi è, la, la, è trainante per tutto il resto, non ha assolutamente accettato questo, diciamo, questo risultato e, e l'Inghilterra se non troverà una giusta compensazione all'interno della UE, perché anche il fatto di dover uscire in tempi rapidissimi, come giustamente vuole il, il Renzi, e altri PM europei, potrà creare delle condizioni di non ritorno per un paese che storicamente ha avuto un ruolo, ma che oggi sicuramente sta diventando il fanalino d'Europa. Squarta, eh, le prime stime dicono che se ci fosse una richiesta agli italiani di uscire dall'Europa, praticamente uno su due sarebbe favorevole ad andarsene, come hanno eh, proclamato gli inglesi con un voto ben preciso. Eh, e poi anche eh, che ruolo viene ad avere l'Italia senza... La Gran Bretagna dentro l'Europa perché è un'occasione so, anche per gli altri no? per riposizionarsi. Io credo che con questo voto in Gran Bretagna piuttosto di parlare di populismo, perché quando le cose non vanno magari no, si tende sempre a di dire il populismo che porta a queste situazioni. La realtà è che forse è stata un po' troppo sottovalutata gli errori. E drammi che questa Unione Europea, non quella che i valori per la quale era stata fondata di tanti anni fa, che era un'Europa dei popoli, delle nazioni. E non oggi un'Europa sembra populismo, ma in realtà è la verità, fatta di burocrati che a Bruxelles decidono il bello e il cattivo tempo dei vari stati. Perché ricordo, è opportuno anche che la gente lo capisca, che la Gran Bretagna in realtà aveva una posizione privilegiata dentro l'Unione Europea. Perché aveva mantenuto la propria sterlina, nei vari trattati si riservava sempre tra virgolette, una clausola di valutare l'opportunità delle decisioni europee, quindi, a differenza nostra che siamo uno Stato che dà molto più di quello che riceve dall'Europa, si parla di 60 miliardi di euro l'anno che noi diamo all'Europa, ne riceviamo la metà non parliamo poi delle politiche di immigrazione che viene completamente scaricata sul nostro paese e l'Unione Europea non ha mai voluto fare una regolamentazione seria e che riguardasse un po' tutti. Quindi, se da una parte eh, la Gran Bretagna se l'è voluta andare pur avendo una posizione privilegiata all'interno dell'Unione Europea, ci sono dei popoli in particolare i latini, quindi i nostri, l'Italia, che danno molto più di quello che ricevono dall'Europa. E questo è sotto gli occhi di tutti: è che oggi abbiamo un'Europa dove in realtà la Germania la fa da padrona, ma non è che lo dicono solo i populisti, tra l'altro eh, dei partiti che in tutta Europa stanno avendo dei consensi importanti, ma lo dicono anche degli illustri economisti, sia di destra che di sinistra. Se l'Europa deve essere un'Europa dove la Germania la fa da padrona, dove sostanzialmente va a spremere, stabilendo delle regole assurde fatte da burocrati di Bruxelles che dicono che si deve rispettare. Il consigliere Vinicio Guasticchi l'ha visto anche quando era presidente della provincia, dei tetti, dei parametri assurdi che oggi nel contesto di oggi non fanno altro che inasprire la crisi. Se questa è l'Europa è normale che i popoli poi nel momento che si va a votare esprimono ovviamente la loro democrazia, mi fa sorridere che ho letto dei commenti di illustri esponenti di sinistra che parlano di democrazia, di volontà del popolo, poi però quando il popolo decide ho visto una frase di Roberto Saviano assurda praticamente che dice che il popolo sostanzialmente è ignorante, quindi eh, alcune volte sarebbe meglio che non votasse, quindi la sinistra anche qui è necessario che faccia un po' chiarezza, se vuole la democrazia che sia il popolo a esprimersi oppure sia qualcosa di eletto. Detto questo l'Europa così non va, quindi o l'Europa cambia, Radicalmente, e non è un'Europa basata su criteri pro tedeschi e soprattutto su criteri di austerity che hanno messo in ginocchio popolazioni come la nostra, dove non ci possono essere paesi come il nostro che danno il doppio di quello che ricevono, e a quel punto diventa veramente lo spirito importante fondatore che ha appunto creato l'Unione Europea, quindi l'Europa dei popoli e non l'Europa dei tecnocrati e delle banche. Allora va bene, altrimenti vedrete che queste forze, tra virgolette populiste, arriveranno in buona parte di tutti i paesi dell'Unione Europea, arriveranno in Francia, quasi sono arrivati in Austria, arriveranno adesso in Spagna e ho il, ho il sentimento che arriveranno anche con il referendum di ottobre eh, che riguarda che non c'entra niente, ma lì è un referendum siono sul governo e a quel punto l'Europa dovrà capire. Anche qui. Ma è possibile che ci siano dei tecnocrati a Bruxelles che dicono ora la, la Gran Bretagna se ne vada subito, ma chi queste persone possono parlare questi burocrati a nome dell'Europa? Questi hanno fatto danni enormi. Quindi o l'Europa cambia e quindi si va sullo spirito fondatore dell'Europa stessa, oppure se continua così non solo l'Inghilterra, che ripeto è un paese privilegiato per come è rientrato ed è rimasto in Europa, ma io sono convinto che con effetto a cascata. Molti altri paesi seguiranno eh, l'esempio della Gran Bretagna. perché sono. Sì, certo. C'è cioè, certo. un dato, secondo me, che è significativo e su cui bisogna riflettere: il 75% dei giovani inglesi hanno votato a favore del, del, dell'Europa. Cioè, quindi, la scelta fatta dagli ultra cinquantenni di uscire dall'Europa hanno fortemente penalizzato giovani che invece hanno, credono fortemente in questo progetto. E allora, eh, penso che questo sia un elemento di riflessione. L'Europa, con tutti i limiti che diceva Marco Squarta, che in parte condivido, perché eh, scorporiamo quello che è la gestione estremamente burocratica. Tra l'altro, un dato impressionante è il, eh, il fatto, per esempio, che una volta al mese il, da Strasburgo viene spostato completamente tutta la struttura. Per il Consiglio d'Europa a Bruxelles, con costi in milioni di euro impressionante. Questo eh, certamente sono dei segnali che bisogna recepire e migliorare, ma quello che è la strategia complessiva del, del sogno europeo rimane fortemente a un grande appeal nei confronti dei giovani, che vedono ovviamente più speranze, più prospettive in un grande mercato europeo di 440 milioni di persone rispetto a. A, una, a un risicato diciamo, contesto nazionale che difficilmente potrebbe dare delle prospettive serie per il futuro lavorativo e occupazionale dei giovani. No, perché oggi l'Europa è un'Europa che stabilisce delle regole su come deve essere l'angolatura della zucchina e del pomodoro, perché è questo e però poi nell'ambito per esempio di scelte importanti come la rinegoziazione del debito, la possibilità che i paesi soprattutto in crisi possano tra virgolette anche indebitarsi per poter far crescere, eh, per, in, per fare investimenti, per sbloccare gli investimenti oppure in tema di immigrazione, invece lì è totalmente latitante. Quindi se l'Europa serve a questo credo che dobbiamo un attimo tutti quanti... Eh, determinare un momento di riflessione perché così no, non famosa, andiamo la famosa frase non buttare l'acqua sporca col bambino dentro nel senso che sono dei correttivi serissimi da, da, da dover apportare certamente, certamente questa Europa ha agevolato ed è stata gestita prevalentemente dalla Germania che ha fatto pagare all'Europa l'unificazione cioè, questo è un dato oggettivo l'abbiamo pagata tutti noi io mi soffermerei un pochino più sul discorso che noi diamo più soldi di quelli che poi riceviamo. Eh, non è una logica che può stare in piedi in un processo eh, europeo, perché noi abbiamo, come Italia, abbiamo avuto importanti risorse negli anni passati, su diversi fronti delicati da un punto di vista economico. Oggi se il sogno europeo deve procedere, certamente devono entrare altre nazioni all'interno di, di questa grande. Eh, di questa grande Europa, e certamente le nazioni che sono entrate per prime in questo momento devono aiutare e contribuire con le no nazioni che si affacciano oggi sulla Turchia? No, la Turchia non è entrata e non entra no, mi sembra qualcuno fino a che non rispetta certi parametri nonostante cerchino di aprire le moschee da tutte le parti. No? La nostra yeah, polemica no. la, la Turchia ancora è, è fuori e non mi sembra che anche. Viste le sì, ultime dichiarazioni di Erdogan terra. anche sull'eccidio degli Armeni, insomma, siano in condizione di poter entrare a breve. Però altri paesi dell'ex blocco dell'Unione Sovietica che sono entrati, eh, certamente hanno bisogno di un sostegno. Un'Europa forte dove tutti corrono insieme e poi genera ricchezza. Però ci sono tante cose, giustamente, da, da rimettere a posto però l'Inghilterra era l'ultimo degli Stati che poteva uscire, perché i benefici dell'Inghilterra erano talmente sproporzionati rispetto agli altri Stati che avrebbero dovuto, avrebbero fatto Stato, molto meglio rimanere all'interno il membro fondatore, e anche lingua ufficiale che si parla a Bruxelles per l'Unione Europea, dentro tutti gli uffici è l'inglese, quindi insomma ci sono parecchie cose che dovranno adesso essere eh, limate e mh, vorrei evidenziare al pubblico che avete colto forse un aspetto importante, cioè la burocrazia che è il male più grande della politica, non prende anche l'Unione Europea, perché come cittadini europei anche lì si crea uno scollamento tra la gente e l'istituzione che le governa il problema si ingigantisce. Ci sono molti passi ancora da fare per la vera Unione Europea come era quella dei padri fondatori. Passiamo però anche alle vicende di casa nostra perché il tempo corre. Regione. Allora, dal punto di vista del partito di maggioranza, e qui abbiamo un importante esponente come il vicepresidente di questa assemblea, si parla di un rilancio del programma di maggioranza, quindi degli obiettivi che la Giunta Marini di centro-sinistra si è posta all'inizio. Si incomincia a sentire anche voce di un possibile rientro dell'assessore ex adesso, perché dimessosi, Luca Barberini. Noi siamo in onda proprio un attimo prima di una riunione importante all'interno della maggioranza, quindi Guasticchi le chiedo subito di fare lei il punto della situazione, perché... Sono in vista sviluppi o no, importanti. Beh certo, ancora ci sono delle riunioni da fare, però ritengo che il compito fondamentale di chi eh, fa il consigliere regionale, chi rappresenta la massima assessione regionale i cittadini è quello di cercare di creare un, eh, un clima che consenta di procedere all'applicazione del, del programma di governo. Poi per quello che riguarda ovviamente il rilancio di un eh, patto di governo, tra virgolette, quindi una modifica anche di quello che è il programma, penso sta, stia nelle cose. Cioè il, come diceva un eh, importante giornalista italiano, la coerenza è la virtù degli imbecilli, per cui è necessario che anche i programmi vengano rivalutati, rivisti, rilanciati. E' il lavoro che si sta facendo in questi giorni. Certamente la rottura... La, 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 la frizione, usiamo questo termine anomalo da un punto di vista politico che si è avuta in questi giorni che ha riguardato appunto l'ex assessore Barberini il presidente Marini, è una frizione che ci può stare all'interno di una coalizione politica stiamo lavorando tutti perché questo venga risolto al più presto perché in virtù di, di, delle riforme fatte, eh, alcune buone, altre eh, diciamo opinabili il fatto che un esecutivo regionale debba essere gestito da cinque assessori con una valanga di deleghe che riguardano ognuno di loro, certamente diventa un, un problema, ma è un problema soprattutto quando da cinque si diventa quattro assessori, per cui mh, vedo un, un lavoro pesantissimo che deve essere assolutamente. Eh, riallocato con eh, persone che devono svolgere le proprie funzioni e Barberino è una di queste secondo me. Faccio una previsione, secondo me il consigliere Squarta ha pareri discordanti su questa revisione, su questo punto politico fatto dal consigliere Guasticchi? No, io ho fatto credo l'altro ieri un comunicato su questo tema perché in realtà non credo che le divisioni che stanno all'interno del Partito Democratico riguardino i programmi perché si è votato un anno fa, quindi se dopo sei mesi perché poi la crisi regionale è arrivata a febbraio c'è un problema di programmi vuol dire che il programma dell'anno prima era fatto male. Tutti sanno che non era il programma ma che riguarda le nomine all'interno della sanità. Luca Barberini se n'è andato perché non c'è stato il tanto, rinnovato, il tanto rinnovamento che lui auspicava come dice appunto lui una conferenza stampa, nei direttori generali, in particolar modo la figura di Walter Orlandi che da 20 anni stava in, nella stessa posizione quindi lui proprio fece una conferenza stampa riguardava le nomine. Quindi noi siamo stati all'interno di un consiglio sostanzialmente in questi mesi paralizzato dal punto di vista istituzionale, commissioni che non si sono fatte, proprio perché all'interno del Partito Democratico c'era una lotta di questo tipo. Quindi io dico... Se eh, il consigliere Barberini dovesse rientrare in giunta, come eh, si legge dai rumors dei quotidiani e da alcuni post del segretario regionale Leonelli, e dovesse rimanere il direttore, cioè, dovessero rimanere gli stessi direttori, eh, che è stato il motivo per cui lui se n'è andato, cioè io me ne vado perché non c'è stato il ricambio nella nomina di vertice Sanità, se lui rientra e i direttori rimangono gli stessi, credo che siamo di fronte ad un classico esempio di commedia all'italiana, perché la gente non potrebbe capire che uno se ne va perché non c'è il ricambio nei direttori, rientra dopo sei mesi, dopo che è stato fatto un caos totale, rimanendo quei direttori, qualche problema c'è e non può essere la motivazione che è stato cambiato il programma, perché se il programma l'hanno vinto le elezioni risicate un anno fa, dopo un anno va rivisto, vuol dire che il programma quello non era fatto tanto bene. Quindi noi aspettiamo... Vediamo se questa crisi si ricompone, crisi che vediamo quotidianamente nelle commissioni e nei consigli, che purtroppo c'è questa lacerazione, cose che tra l'altro non interessano ai cittadini perché i cittadini interessa se la regione effettivamente può risolvere i problemi concreti, quindi magari si viene appro appro approvata una proposta di legge che ho presentato io sullo spreco alimentare, cioè magari riesce il Consiglio regionale a fare una legge che prevede che il cibo invenduto dei supermercati, dei bar, dei ristoranti, invece di essere gettato possa andare all'associazione di volontariato per i poveri, queste sono le cose che interessano alla gente, quindi ho fatto un, un, un semplice, un, diciamo un esempio, ne potrei fare mille. Purtroppo oggi in Consiglio regionale da mesi si parla di blocco per le nomine all'interno del PD. Sono scettico, vediamo, chiaro che se la, 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 diciamo la, eh, la crisi del PD si dovesse risolvere nei termini che ho citato poc'anzi, sicuramente tutta la politica umbra, in particolar modo quella del centro-sinistro, non ne farebbe una bella figura. Quindi vorrei che si archiviasse questa problematica e si potesse arrivare finalmente a parlare dei problemi. Vedi gli importanti che ogni giorno ho fatto un esempio, potrei parlare dei malati di Sla che vivono in condizioni assurde all'interno della nostra regione o dei, delle famiglie dei bambini autistici che è un problema gravissimo, che ogni anno ci sono sempre più casi di autismo in regione. Questo dovrebbe occuparsi la politica in Umbria, non sei mesi se Barberini rientrano in giunta. Quindi io spero che questa. Eh, diciamo situazione venga archiviata il più presto possibile. Ci sono solo pochi minuti, vi chiedo risposte brevi a quante più domande possibile riesco a farvi. Parto con Marco Vinicio Guasticchi perché ha nominato poco fa, parlando al direttore della Turchia, le moschee. Allora, Umbertide, c'è un po' di fibrillazione. La Lega Nord qui in aula ha presentato una mozione per fermare la moschea lei ha preso posizione dicendo fermiamoci e guardiamo la cosa, cioè riportiamo la discussione dentro la commissione. Evidentemente è una discussione tutta da fare questa. Sì, la mia posizione su questo tema è stata sempre molto chiara. Io ovviamente sono per la massima apertura e per il dialogo interreligioso, ovviamente per la totale tolleranza però eh, dico sempre che deve essere reciproca e soprattutto bisogna capire quando strutture importanti come la moschea di Umbertide vanno ad interessare un'area molto importante della nostra regione ma soprattutto sono strutture spropositate, parliamo di più di mille metri quadrati di moschea, se poi chiamata centro islamico o moschea. È una disquisizione veramente da, da cavillosa. Ritengo che non, non fosse opportuno dare autorizzazioni e consentire la costruzione di una struttura di queste dimensioni. Però è necessario che se ne parli. Che la, che la regione, in un, per un tema così importante che non può riguardare solo la cittadina di Umberside, ma che riguarda tutta la regione, eh, riveda quanto mai tutti i processi legati alle autorizzazioni, legati all'opportunità di, di aprire un centro islamico o una moschea di così enormi dimensioni. Eh, viene da sorridere quando il nuovo sindaco di Milano dice: che Faremo una moschea a Milano. cioè A Milano possiamo capirlo, a Roma c'è una moschea importante. Ma pensare che in una cittadina di 20.000 abitanti dell'Umbria si debba aprire una moschea di dimensioni simili a quelle di, di Roma o di Milano, beh, insomma, qualche dubbio a tutti noi viene sicuramente. Chiaro. Salto di palo in frasca perché il consigliere Squarta invece ha presentato recentemente una proposta politica piuttosto innovativa. Parla di introdurre in Umbria il codice etico del calcio. Ma che vuol dire Squarta? Vuole dare il Daspo ai genitori che si azzuffano per i propri figli? È una proposta di legge questa, è una, una mozione. È, una, è una costruzione comunque di un codice etico che si applica a chi? Ai genitori? alle società. No, siccome eh, avevamo visto su tutte le pagine locali degli ultimi mesi, credo che una volta a settimana trovavamo queste notizie di, di genitori, non di figli. Violenti che arrivavano a grosse liti quando vanno a vedere appunto il profilo che gioca a calcio, che è un problema che è diventato anche serio perché sono state risse, ci sono stati anche sospensioni, ci sono stati problemi abbastanza seri. È un problema che lo sport che io ritengo che svolga oggi in Italia una funzione sociale importantissima. Il calcio è il primo sport che abbiamo in Umbria e siccome un po' si è capovolto, perché quando giocavo io vent'anni fa magari non. Non c'era questa apprensione da parte dei genitori, oggi i genitori vanno un pochino spesse volte, sp non tutti, però una buona parte, sopra le righe si verificavano questi episodi violenti dentro appunto, i calpi da gioco che pro provocavano anche dei danni seri, soprattutto secondo me al bambino che poi eh, come semplice spettatore veniva colpito, io ho proposto una mozione dove sostanzialmente si prevede un'intesa. Tra la regione, tra gli uffici scolastici regionali, tra la FGC, insomma tra anche le varie associazioni sportive, per stabilire un codice etico per quale nel momento in cui un genitore iscrive il proprio figlio ad una determinata squadra calcistica deve firmare un codice di comportamento. Se questo genitore poi si comporta male, la società è libera di poterlo espellere, di poterlo mandarlo via dalla società, perdendo la quota il genitore stesso. E questo credo sia un esempio per evitare che questi episodi di violenza purtroppo li troviamo ahimè sempre più frequenti, non tanto nei campi da calcio dei tra virgolette grandi, ma in quelli appunto dei bambini e credo che siano episodi che vadano assolutamente condannati quindi la mia è stata una proposta un minuto ciascuno la penultima per lei squarta perché ha detto che al lago Trasimeno quest'anno si servirà la pizza e i quattro moscerini sinteticamente perché non so se è una battuta o una considerazione è stata una battuta perché io che sono perugino ma la mia famiglia viene dal lago eh, quindi conosco bene il territorio purtroppo a causa delle mancate disinfestazioni che negli ultimi anni ha fatto la regione la provincia, cioè la regione deve trovare risorse per poterle fare alla provincia, in questi ultimi mesi il lago è stato completamente invaso dai moscerine, ha fatto dei danni enormi al turismo per bar, alberghi, ristoranti, e perché non era stata fatta disinfestazione. Disinfestazione arrivata tardi, oggi parliamo di una spesa minima di 50-70 mila euro, il Partito Democratico ha trovato 35 mila euro in un giorno per, la, per i ceri di Gubbio. Cosa manifestazione che io sostengo, a miro, non trovava questi 50.000 euro per questa disinfestazione che ha creato dei danni pesantissimi. E quindi io ho fatto quell'intervento perché non se ne poteva più, perché era diventata uh, questa invasione di Moscerini, una cosa insostenibile per la popolazione. Trasimeno da salvare, figuriamoci, so benissimo, quello che pensa anche Marco Vinicio Guasticchi sul Lago Trasimeno, il suo impegno. Però l'ultima domanda che le volevo fare a è un'altra, invece, che richiederebbe anche più del minuto che ci è rimasto riforma del rio smantellamento delle province lei fino a pochi mesi fa era presidente della provincia di Perugia adesso siamo, sembra, senza polizia che difende l'ambiente cioè qui eh, riforma della forestale abolizione o spostamento della Polizia Provinciale. Ma, insomma, questi non è che sono dei corpi inutili, come lei ben sa, perché li ha anche eh, diretti. Questi, cioè, a settembre c'è una miriade di umbri armati che gireranno per le campagne per la stagione venatoria. Cioè il controllo ambientale è una cosa indispensabile. Quello che io penso sulla, sulla legge del Rio, l'eliminazione delle province, è chiaro. È stata una mossa tempestiva non coordinata e soprattutto con l'eliminazione delle province si è eliminato un vero e proprio presidio territoriale che gestiva appunto che gestiva il territorio. I temi drammatici vengono fuori, Trascimeno, controlli ambientali. In una fase di impasse come questa probabilmente nessuno ha capito cosa sarebbe avvenuto eliminando un livello istituzionale non politico, perché quando si parla di tagliare i costi della politica eh? siamo tutti d'accordo, ma bisogna far capire che questo sistema istituzionale è stato creato e fortemente voluto dai padri costituenti della nostra, della nostra nazione, con una serie di compensazioni e di controlli tra istituzioni che servivano appunto a evitare eccessi di potere nelle singole istituzioni, regionale, provinciale e comunale. Detto questo, io vedo questo problema di difficile soluzione nell'immediato, perché la, il passaggio di funzioni tra province e regioni non tengono conto che le regioni sono istituzioni legislative che fanno leggi, quindi non hanno mai fatto gestione del territorio direttamente. Quindi oggi ci ritroviamo con un lago Trasimeno giustamente abbandonato perché interventi che oggi sono straordinari come quello sui chironomidi, i famosi moscerini, in realtà quando le province avevano un'autonomia finanziaria adeguata venivano fatti prima dell'inizio della stagione. Quindi era, era una battaglia continua, importante, costante. Il, se si pensa che il, il problema dei chironomidi si risolva autonomamente e non si risolverà mai nel senso che è un problema endemico nel Trasimeno ma ogni anno si faceva un'azione importante di controllo sui controlli invece ambientali certo il, il problema della polizia provinciale un problema serissimo non si è trovata ancora una soluzione razionale perché sul gioco delle funzioni che vengono passate da ente a ente di fatto oggi eh, la polizia provinciale l'aliquota che rimarrà nelle province addirittura dovrà Fare esclusivamente controlli sulle strade, non più sull'ambiente. Per cui non è il problema solo dei 28.000 cacciatori che saranno presenti da settembre in poi. Ma ad... parte di quali vorrei sottolineare Presidente no, io per me sono... persone in gambe per che controllano il territorio. Per me è una garanzia cioè la presenza dei cacciatori. Il problema è che quei controlli andavano anche per l'inquinamento ambientale, per le discariche. Quindi abbiamo un territorio non più presidiato. Eh, e nulla eh, si è sostituito alla presenza di un corpo importante, come era quello della Polizia Provinciale. Quindi servirà intervenire. Il tempo a nostra disposizione è scaduto. Grazie a tutti voi per averci seguito. Appuntamento alla settimana prossima, sempre da questi studi in Piazza Italia, da Palazzo Cesaroni. Arrivederci.